Salve ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video e come avrete potuto notare dallo sfondo è un video a tema pony, piccoli blind bag. Allora, chi mi segue su Instagram, mi chiamo blog_friends4044, quindi seguitemi perché pubblico ogni news riguardo tutto. Avevo pubblicato che ero andato in gita a Malta. E lì ovviamente ho trovato anche lì dei pony e anche lì li ho comprati, sì, non si perdono mai le vecchie abitudini e vi volevo mostrare cosa ho trovato perché effettivamente è qualcosa che io non ho ancora visto qui in Italia e se mi direte ma stanno anche al Toy Center, ragazzi, sappiate che al mio Toy Center non c'è nulla, quindi mi dispiace e credo che da qui già potrete capire cosa ho trovato, ma ok. Allora, iniziamo da una blind bag che ovviamente altrove costano sempre 4,50 come queste, però queste io le ho prese a Parigi nelle gallerie quelle famose. Queste invece in un negozio di giocattoli, no, un'edicola e costava comunque così tanto. Ho preso queste bustine qui di Halloween. Allora, io premetto che queste qui sono uscite in Italia. Però non erano proprio queste qui, erano quelle lì dove uscivano altri personaggini. E questa è la versione inglese, perché come potete vedere sono 12 personaggi ed è, credo sia un'altra wave. Però io l'ho presa non tanto perché era nuova, perché di questa wave ce li ho però colorati così. Questa qui invece sono quelli glitterati. Più alcuni vestiti come in questo caso Minuet, Mr. Dazzle, Cake e Raven in Cobell. Dato che però c'era un personaggio che non avevo, ma ce l'avevano tutti, ho deciso di prenderla e adesso vi mostro anche quale personaggio. Intanto voglio mostrarvi come sono carine queste cartine inglesi. Vi mostro anche il personaggio. Ta-da! Già, non avevo Gilda di Griffon. Ovviamente queste cartine ci dicono anche la cosa e la cosa, vabbè. La frasettina è lei ama i giochi di volo. Ok, vediamo come. Guardate quanto è carina. Sì, già l'avevo aperta per controllare se avevo scelto bene. E sì, ragazzi, è bellissima. Avrei preferito mille volte quella colorata, però anche questa è molto bella perché ci sono i glitter dentro, quindi non si tolgono. E sembra che ce ne sono pochi, però più la spostate, più come potete vedere appaiono, dipende dal punto luce e tutto. Ed è fatta benissimo, poi mi piace il fatto che non è di un solo colore, ma differisce e alcune parti sono proprio colorate. E quindi lei è Gilda, finalmente anche io Gilda, ovviamente non sarà mai quella colorata, però anche questa è molto molto bella. E nulla, la metto vicino al Rainbow Dash, così possono fare i giochi di volo insieme. Aspetta, mettetevi qui vicine. E metto anche la sua cartina che è questa qui. Carinissima. Adesso andiamo alla parte più grande. Adesso vi dimostro. Questi qui non so se sono usciti in Italia, ma non li ho visti nemmeno nelle calze o cose del genere. E sono, da-da, i set grandi della Nightmare Night. Ecco perché c'è la Twilight dietro con Zecora e la casa. Ho preso sia questo qui, guardate quanto mi sono costati, ma dettagli. Questi qui, questo qui che è Moonlight Carrot. E invece questo è il Sweet Cart, ovvero il carro dei dolci. Con Applejack, carinissima. Io voglio partire da questo perché inizialmente avevo preso questo. Poi... Comunque la scatola è questa qui con, vabbè, l'artwork. Ve l'ho già fatto vedere. Qui c'è l'artwork di Applejack. E qui dietro ci fa vedere solo un artwork con l'una. E ci dice che la guardia della carrozza indossa un vestito da Bat Pony, da pipistrello. Invece questo dice che lei visita il carro dei dolci nel suo costumino, che è questo qui. Infatti qui dice vestiamoci, vestiti per la Nightmare Night. Ovviamente adesso siamo in primavera e quindi Halloween è passato da un pezzo, ma non fa niente, dettagli. Ok, li vado ad aprire e ci vediamo dopo. Non potete capire il disagio di mentre li aprivo. Ho detto per 30 volte oh mio Dio che carino e che pucciosia, perché ragazzi, oh mio Dio che carini, che pucciosie che sono. Iniziamo dal carro che è bellissimo, guardate quanto è bello. Allora, le ruote sono vere, quindi perfetto. C'è questa catena che potete legare al pony e guardate dentro com'è bello, è tutto rosso vellutato con proprio come una poltrona. Qui c'è anche un piccolo
Pernino, dove potete incastrarci il pony, e in questo caso ci ho messo lei che è una principessa, ma se avete princesse non ancora meglio, anche se sembra un po' piccino, sembra più per pony grandi. Aspettate, no, non ci vanno nemmeno loro, quindi vabbè, dettagli. Forse hanno fatto il buchino più grande, comunque questo è l'effetto. Qui c'è un occhio bellissimo, poi ovviamente il carro è tutto viola con questi fulminini, qui ci sono delle lanterne verdi e una specie di lancia, qui anche una specie di fulmini, come per richiamare una specie di carro che va veloce. Qui sotto c'è scritto My Little Pony e è bellissimo perché è tutto in questa tonalità di viola, che non è un viola molto femminile, ma un viola molto freddo, come potete vedere che tende al blu, anche questo lilla. E poi c'è il contrasto con il verde dell'occhio e delle lanterne. E lo stesso il Battopony, che è tutto il pony, che è bellissimo. Guardate come è fatto bene anche le scarpette reali, ovviamente non colorate. E il vestito, che si toglie ovviamente. E come potete vedere, le ali fanno parte del pony. E poi vabbè, la testa, cioè l'elmetto che dovrebbe togliersi. Questo è il Battopony senza niente e ho notato che sono pieni di questa cosa luciduosa, come potete notare anche voi, che non so cosa sia, credo forse un po' di colla per magari far attaccare meglio i vestitini. Comunque questo è il Battopony, non ha il cutie mark e gli occhi gialli. Ok, magari dopo questi sono i vestitini, dopo magari glieli rimetto. Passiamo al carretto di Applejack, che è carinissimo. Ve lo faccio vedere velocemente perché è molto semplice, anche questo con gli stessi colori. E come accessori escono questi due secchi della spazzatura con tantissime caramelle. E poi 6 muffin. Allora, qui due, qui altri due e poi due staccati, che potete utilizzare per giocare, e non sono stranamente colorati da quelli precedenti, ma sono proprio stampati nuovi e in questa forma. E poi qui c'è una grossa caramella con un simbolo di cupcake, che è qui una piccola zucchetta, qui altre caramelle disegnate, le ruote, e ovviamente qui non ci sono, è proprio un bel carretto, e dietro è fatto così, sempre negli stessi colori. E questa è Applejack vestita da spaventapasseri, proprio come nel cartone. Devo dire che il vestito è stato fatto benissimo. Il cappellino si leva facilmente, lei è fatta benissimo. Guardate, in confronto a un Applejack delle Blind Banks, secondo me questa è fatta molto meglio. Anche le lentiggini, i capelli sono scolpiti benissimo. Guardate questo qui che carino. Ed è facile da mettere alla fine. E poi la coda che è un po' svolazzante e anche il cutie mark. Questa è Applejack senza vestitino, ovviamente è strano perché ci sono, guardate, i capelli non poggiano proprio sul corpo, però devo dire che è molto carina come forma, spero la facciano per qualche altro pony. E nulla ragazzi, spero questa recensione vi sia piaciuta. Il mio voto per questi pony è un 10 perché sono fatti bene, non ci sono difetti, i vestiti sono facili da togliere e da mettere, è tutto stampato. Forse il prezzo è un po' altino, ma non fa niente perché sono fatti bene e se lo meritano. Poi comunque guardate che è un bel pezzone, quindi ci sta. Per le blind bag secondo me è un po' alto, però teniamo conto che le ho prese a Malta, quindi in Italia se uscivano costavano sui 2,90€, quindi 3€. Se li trovate io ve li consiglio, se ce l'avete già scrivetemelo qua sotto dove li avete trovati e se li avete, mentre se avete quelli piccoli, li avrete di sicuro, fatemelo sapere sempre qui sotto. Io purtroppo quelli non li ho, ma cercherò di trovare anche quelli. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!